bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura, i furti negli appartamenti di Via Lago di Borgiano a Pescara, appartamenti Ater da cui le persone erano dovute uscire per problemi strutturali sgomberati qualche settimana fa. Dei furti se ne sono accorti i proprietari, che erano rientrati nelle abitazioni per prelevare alcuni effetti personali. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Lei è un inquilino dello stabile qui di Via Lago di Borgiano. Vi siete accorti proprio questa mattina che ignoti erano entrati nelle vostre case, nonostante l'ingresso sia stato murato dopo gli sgomberi, e hanno portato via mobilio, oggetti, elettrodomestici? Sì, stamattina c'erano dei traslochi autorizzati e si doveva rompere il muro, e noi con l'occasione volevamo prendere qualche oggetto invernale, visto che non ne avevamo. Allora eravamo sotto casa, però quando hanno rotto il muro e siamo entrati dentro, abbiamo visto la magrava scoperta, porte rotte e appartamenti sotto quadro, di cui anche il mio, dove sono stati asportati oggetti di valore, televisione, elettrodomestici, tavoli, cose, robe varie, e in più biancheria, e rovistato tutti gli oggetti personali. Cose di valore che avevate in casa e che non eravate riusciti a portare via nell'imminenza dello sgombero, però? Sì, tutta roba inventariata con un verbale di riconsegna all'Ater, ove garantivano la messa in sicurezza di questi beni e la tutela di questi beni, ciò che non è avvenuto. Questa mattina è venuta anche la polizia qui, gli agenti della Polizia di Stato, a vedere quello che era accaduto. Sì, sì, sotto un'altra richiesta è venuta una pattuglia della Volante che ha fatto un sopralluogo su tutti e tre gli stabili e ha verificato tutto quello che è mancato. Giustamente adesso si dovrà fare un inventario, perché a occhio e croce poi bisognerà stabilire che cosa ha portato via. Quanti sono stati, più o meno, che lei sappia, gli appartamenti che sono stati, diciamo, oggetto di questi furti? Faccio prima a dire quali non sono stati oggetti, di cui 5-6, che avevano delle porte un po' blindate e non sono riusciti a entrare. Su 80 appartamenti ne avranno salvati se non una decina, più o meno. Parliamo di quale civico di Via Lago di Borgiano? Di tutti e tre i civici, sia del numero 14, del numero 18 che del 22. Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di economia. Confesercenti, con il focus del rapporto Abruzzo 2007-2017, ha presentato oggi dati inediti sulla evoluzione del tessuto economico regionale negli anni della recessione economica. Crescono le attività del food e della ristorazione, ma in generale c'è un calo dei consumi. Sentiamo. Com'è cambiato l'Abruzzo negli ultimi 10 anni? 10 anni di recessione economica. Innanzitutto abbiamo visto che ha avuto un grande flusso in avanti nelle attività del food, ristorazione, bar, tavole calde, che hanno avuto un incremento del 16%, quindi una tendenza al nazionale, quindi è stato un grande aumento. Purtroppo non è stato così per le altre attività. Abbiamo avuto un grosso decremento, ci sono ancora oggi purtroppo delle problematiche, delle grandi chiusure nei centri città. Un'altra grande problematica è stata anche il consumo, cioè la forza del consumo delle famiglie, che è sceso tantissimo, quindi oggi si va su acquisti mirati e specializzati soprattutto. Stiamo vedendo una timida ripresa, ovviamente con tendenze variate da 10 anni fa, cioè, come dicevamo poc'anzi, la ripresa c'è stata e trainata soprattutto dal settore food, non c'è, anzi continua proprio nel settore del manufatturiero, dei mobili, del non food, diciamo, quindi bisogna un attimino anche le proprie attività variarle in base all'andamento di mercato. C'è una grande occasione, perché io la dico così, è una grande occasione del web, dove 10 anni fa non era quasi presente, oggi purtroppo o per fortuna è presente e ce l'abbiamo tra noi tutti i giorni, quindi è qui che la piccola attività deve oggi cercare di andare, quindi unendosi, specializzandosi, creando un'unica piattaforma e iniziare anche questo tipo di vendita, che rappresenta ad oggi un gran numero per le nostre attività. Ora ci spostiamo nel capoluogo di regione, all'Aquila. È diventato un caso politico la presunta apertura di un nuovo centro per migranti. E mentre la prefettura smentisce categoricamente con tanto di comunicato, prima di parlare nessuno si è preoccupato di andare a verificare. Sentiamo insieme il servizio della redazione aquilana.
Il comunicato stampa di ieri della prefettura, che annunciava che a Sant'Elia, frazione dell'Aquila, nessuna struttura per migranti sarebbe stata aperta, ha fatto gridare alla bufala. Mentre in città già si facevano assemblee e raccolte firme, la prefettura ha smentito categoricamente la notizia, notizia per la quale un po' tutti si sono scomodati, a partire dalla politica. Due parole dalla prefettura per smentire le voci, che ormai da giorni avevano già sollevato un polverone. Il centro migranti, secondo le voci del popolo, avrebbe dovuto sorgere nell'ex albergo Villa delle Rose a Sant'Elia, ma le notizie sono iniziate a rimbalzare mentre nessuno si è preoccupato di verificare la fondatezza e così, come dicevamo, la gente ha alzato le barricate e anche la politica ha iniziato a scrivere. In realtà bufala o non bufala, non noi importa poco, un sopralluogo nella struttura c'è stato circa 3 mesi fa da parte del Movimento Celestiniano, che ad oggi accoglie 137 persone. Il Movimento Celestiniano in pratica avrebbe dovuto spostare a Sant'Elia le persone che oggi si trovano in via Paolucci, dunque non una nuova apertura, solo uno spostamento in un'ottica di miglioramento delle persone affidate al centro, ma fanno sapere dal centro subito l'ipotesi fu scartata dopo aver ascoltato la gente, e questo 3 mesi fa, ma nessuno si è preoccupato di sapere. Il Movimento Celestiniano ad oggi, lo ricordiamo, ospita 100 persone in via Roma, 25 in via Paolucci e 12 in una villetta dietro l'ex Ompi. Pochi sono i richiedenti asilo, un 60-70% sono qui per motivi umanitari e noi non possiamo lasciarli strada, dice il movimento. In un momento storico in cui spesso sono proprio i primi cittadini delle città a dire di non avere più la forza di ospitare nessuno, facciamo un po' di conti. In provincia dell'Aquila sono ospitati circa 600 richiedenti asilo. Con i nuovi avvisi della prefettura si potrebbe arrivare a 1200. Ora andiamo a Teramo, saluto ufficiale del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Giorgio Naselli e del nuovo comandante del reparto operativo Luigi Delle Grazie. Naselli arriva dalla Legione Calabria, mentre Delle Grazie da Ascoli Piceno. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Incontro cordiale quello che il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, tenente colonnello Giorgio Naselli, ha avuto con la stampa teramana nella storica sede del comando dell'arma a Piazza del Carmine. 50 anni appena compiuti, sposato con 4 figli, Naselli arriva a Teramo dopo una serie di incarichi importanti. Terminata l'Accademia di Modena, la sua prima sede è Bari, poi Bagaria in Sicilia, nucleo operativo di Mantova, base NATO a Napoli, Manfredonia, Catanzaro e Legione Calabria. Un cognome conosciuto il suo in provincia, visto che il fratello Giovanni ha comandato la compagnia di Giulianova dal 2003 al 2005. Giorgio Naselli ha sostituito il colonnello Pier Vittorio Romano, promosso a capo di Stato Maggiore e trasferitosi a Chieti. Con Naselli arriva anche un nuovo comandante del reparto operativo Carabinieri di Teramo, è il tenente colonnello Luigi Delle Grazie, anche lui molto conosciuto sul territorio, poiché è già comandante della compagnia di Giulianova e per gli ultimi 3 anni alla guida del reparto operativo di Ascoli Piceno. Durante l'incontro si è parlato della preziosa collaborazione con la stampa locale al fine di raggiungere una sempre migliore comunicazione tra forze dell'ordine e organi di informazione. Andiamo avanti con una notizia di cronaca, un arresto per droga. I carabinieri della compagnia dell'Aquila hanno sorpreso un 49enne a spacciare 2 dosi di eroina. Altro stupefacente gli è stato invece trovato in casa, ora l'uomo è ai domiciliari. Sorpreso a spacciare 2 dosi di eroina, i carabinieri della compagnia dell'Aquila, coordinati dal capitano Francesco Nacca, lo arrestano. Responsabile un uomo di 49 anni, originario di Roma ma residente all'Aquila ormai da diversi anni, già noto alle forze dell'ordine per reati riguardanti le sostanze stupefacenti. Già da diversi giorni i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile lo tenevano d'occhio. In realtà la sua presenza infatti era stata segnalata dagli avventori di un locale pubblico tra Bazzano e Poggio Picenzi ai militari. Dopo la segnalazione i carabinieri lo hanno pedinato e controllato per giorni, fino a ieri, quando è stato sorpreso nella sua vettura, accanto ad un'altra automobile con un uomo a bordo, intento a scambiarsi un involucro con del denaro, prima di allontanarsi in fretta e furia. Alcuni carabinieri hanno fermato subito il cliente, che si era appartato intanto in una piazzola di sosta per consumare subito lo stupefacente appena comperato, mentre gli altri carabinieri hanno fermato lo spacciatore e successivamente hanno perquisito anche la sua abitazione. Nel totale i carabinieri gli hanno trovato un bilancino di precisione e 7 grammi di eroina ed è stato posto ai domiciliari. Questa attività rientra nell'ambito dei servizi più ampi svolti dai carabinieri dell'Aquila per il contrasto ai reati afferenti agli stupefacenti, che come ormai da qualche anno a questa parte vedono sempre più tornare ad incrementarsi i consumi di eroina, il cui uso era molto maggiore negli anni 70-80.
Torniamo adesso a Pescara, ma cambiamo argomento per occuparci della Pineta d'Annunziana. Alcune associazioni ambientaliste denunciano che da 16 anni dalla istituzione dell'area protetta della riserva d'Annunziana non è stato ancora approvato il piano di assetto naturalistico, con gravi danni per l'area sud di Pescara, recentemente interessata anche da un incendio proprio all'interno della riserva. Vediamo insieme il servizio. Si parla di una svolta vera e condivisa per quanto riguarda la gestione del verde urbano e della riserva d'Annunziana di Pescara De Collibus. Noi abbiamo formulato una serie di richieste che abbiamo allegato agli atti e sono numerose. Innanzitutto il controllo urbanistico, perché vediamo che ci sono rischi, vediamo progetti strani che non potrebbero essere attuati in quella zona particolarmente protetta dal piano regolatore. Vogliamo che sia ricostituita la fascia naturalistica come prevede il piano regolatore della spiaggia, per ricostituire la fascia naturalistica dove il giglio cosiddetto d'Annunziano possa tornare a rifiorire. Vogliamo che ci sia una vera politica per il verde e soprattutto che venga attuato il regolamento per il verde pubblico del Comune di Pescara. La Pineta d'Annunziana è una riserva naturale. Che significa che è riserva naturale? Significa che ci sono dei valori non più presenti altrove, di specie botaniche, di ecosistemi, di tale importanza anche per le generazioni future da essere meritevoli di conservazione. Lo strumento fondamentale della conservazione è il piano di assetto naturalistico. Questo piano disciplina dove la gente può andare, portare i bambini, divertirsi, quindi la fruizione, chiaramente compatibile, delle aree cuscinetto e le zone da tutelare dove è possibile ammirare delle stupende essenze vegetali non più presenti altrove. In assenza di questo piano, la gente che va calpesta dovunque, estirpa dovunque, portano animali che inconsapevolmente fanno danni e soprattutto i fondi che vengono dalla regione destinati alle riserve, in assenza di una pianificazione, di un'idea appunto del piano, finiscono sempre per interventi molto discutibili e talvolta addirittura distruttivi. Praticamente il comune, e intendendo per comune l'istituzione, non approva un piano che doveva essere approvato nel 2001, quindi 16 anni fa. Io sono stato il coordinatore di uno degli ultimi piani, che è stato approvato in giunta come presa d'atto nel 2000, non si riesce a capire per quale motivo, se per incapacità, se per pressioni, interessi, non si riesce ad approvare questo piano. Nel frattempo la Pineta sta in uno stato di degrado incredibile. All'Aquila la gente plaude alla decisione del neo sindaco Biondi, che dimezza il suo staff per tagliare le spese e proroga il contratto di 10 operai. Una decisione già assunta che ora andrà ratificata all'interno del Consiglio Comunale. Staff dimezzato per pagare gli operai. La decisione è del neosindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, una mossa che serve ad avere la copertura finanziaria per prorogare sino ad ottobre i contratti in scadenza di 10 operai. Una variazione di bilancio, in sostanza, che riduce il budget per i collaboratori di sindaco e giunta usando il risparmio di oltre 37.000 euro per rinnovare il contratto di alcuni operai comunali indispensabili per le attività dell'amministrazione. Una decisione che ovviamente andrà ratificata in consiglio. Nello staff che aveva iniziato a lavorare intanto c'è già qualche novità. A posto di Beatrice Di Marco, che ha optato per un altro impiego, ci sarà Maria Laura Carducci, ex collaboratrice di Abruzzo 24 Ore TV. Tra i collaboratori figura anche Antonio Latorre, ex presidente del CUS Rugby, che a titolo assolutamente gratuito sta collaborando con il vice sindaco Liris. Nell'ufficio del sindaco anche Daniele Placidi, responsabile dell'area comunicazione, programmazione e monitoraggio dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. Nello staff ovviamente anche Alessia Di Giovacchino, che assieme ad altri ha portato avanti la campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Tutti questi si aggiungono ai già noti Andrea Di Biase, capo di gabinetto, Daniela Ianni, collaboratrice del responsabile della segreteria, Giorgio Alessandri, portavoce del primo cittadino, Gianluca D'Ercole, addetto alla segreteria degli assessori. Le reazioni politiche alla decisione di Biondi di risparmiare sullo staff non si sono fatte attendere, su tutte quella del vicepresidente del Consiglio Comunale Ersilia Lancia, un sindaco di destra, dice, che taglia le spese per lo staff e assume gli operai.
Torniamo invece a Teramo, continua cruenta la guerra delle stagioni teatrali. Il gestore unico del Teatro Comunale Abruzzo Circuito Spettacolo non concederà alcune delle date richieste dal Comune a favore della Riccitelli perché occupate dalla propria programmazione. Il Comune reagisce e diffida la CS a rispettare gli atti di giunta. Vediamo. La guerra delle stagioni teatrali a Teramo si sta combattendo a suon di carte bollate e diffide. Il Comune ne ha appena inviata una ad Abruzzo Circuito Spettacolo, aggiudicatario unico del bando per la gestione del teatro comunale, intimandogli di concedere 15 date gratuite alla Primo Riccitelli per la sua stagione di prosa. Sindaco, come andrà a finire questa guerra del teatro? Davvero, quando si tratta di cultura non ci dovrebbero essere guerre. La presa di posizione della CS non ha spiegazioni, c'è una delibera di giunta e va rispettata, e la CS è stata diffidata a rispettare la delibera di giunta, perché la delibera di giunta è un atto amministrativo dell'ente proprietario dell'immobile, è previsto nella convenzione che ci siano giornate gratuite per il Comune ed è previsto nella convenzione che le giornate gratuite il Comune le utilizzi a proprio uso e consumo. La Riccitelli fa parte del nostro patrimonio culturale da sempre e quindi io ritengo che la Riccitelli debba fare la propria stagione. Secondo lei non è giusto che la Riccitelli possa contribuire economicamente anche al mantenimento del teatro comunale, visto che ci fa una stagione di prosa? Ma assolutamente sì, io avevo già detto ai responsabili della CS che il Comune era pronto a non dare nemmeno una giornata gratuita alla Riccitelli, in modo che la Riccitelli avrebbe pagato le proprie giornate e avrebbe contribuito al mantenimento del cineteatro. La risposta di Abruzzo Circuito Spettacolo non si fa attendere. Il presidente Federico Fiorenza ribadisce che alcune delle giornate richieste dal Comune per la Riccitelli non sono disponibili perché occupate dalla programmazione di ACS. Programmazione che è stata a suo tempo consegnata al Comune stesso e che parte integrante del progetto vincitore del bando e dunque obbligo contrattuale tra le parti. Nelle mense delle scuole comunali di Pescara arriva pasta di grano italiano, lo ha detto l'assessore Giacomo Cuzzi, che ha definito infondato l'allarmismo lanciato dal Movimento 5 Stelle sull'utilizzo di grani provenienti dall'estero. Cuzzi ha anche detto che la qualità del servizio è migliorata nonostante i risparmi per l'ente. Noi diciamo che in questi tre anni abbiamo avviato una riforma importante per quanto riguarda il servizio di mense scolastiche nella città, una riforma che ha portato a un nuovo appalto con un capitolato che certifica appunto e pone in essere la qualità dei prodotti serviti a mensa, oltre che a una serie di risparmi, circa 1 milione di euro l'anno per l'ente comunale. Qualche giorno fa si è diffusa una notizia che noi dalle indagini fatte interne riteniamo falsa e infondata, cioè quello per cui il grano della pasta fornita alle mense scolastiche si ritiene essere non di provenienza italiana. Noi smentiamo categoricamente questa notizia, è ingiustificato fare allarmismo su queste vicende, una considerazione anche di carattere politica, non si fa politica facendo allarmismo e soprattutto su quello che è il patrimonio più importante della nostra città, cioè i nostri ragazzi che ogni giorno frequentano le nostre scuole e che vanno a mensa. Rispediamo al mittente queste accuse, quello che hanno detto i 5 Stelle è totalmente infondato e questo è un dato che ci dispiace, perché la polemica politica poi deve avere anche un limite, il limite della fondatezza, cioè non si possono sparare balle, perdonatemi e passatemi il termine, senza avere la documentazione dei fatti. Noi siamo a disposizione, anche abbiamo letto che ci sarebbero delle indagini in corso, non ne siamo al corrente, ma siamo a disposizione per mettere alla luce appunto questa realtà documentale che è risultata dalle indagini degli uffici. Adesso ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi, dove è stata chiusa la fase di sperimentazione dei parcheggi a pagamento nella zona mare. L'amministrazione ha stilato un bilancio della iniziativa, pensando anche al futuro, magari di replicarla nella prossima estate. Sentiamo insieme il servizio. Con la fine della stagione estiva è terminato anche il periodo di sperimentazione dei parcheggi a pagamento a Roseto degli Abruzzi nella zona mare. Da sabato 16 settembre infatti è tornata la sosta libera in alcune aree, quali quelli del parcheggio adiacente al pontile, a Residence Felicioni in Viale Roma e via Cristoforo Colombo. Resterà invece fino al 31 dicembre la sosta a pagamento in via Nazionale lato est nel parcheggio adiacente la stazione ferroviaria, in quello adiacente il condominio Il
mosaico su via Adriatica in piazza della Repubblica a Raso. L'amministrazione si dice soddisfatta dei risultati raggiunti, mentre la maggioranza sta già affrontando la discussione sul futuro di questa importante decisione. Oltre 70.000 autovetture che si sono alternate nei 1.000 stalli che l'amministrazione ha deciso di mettere a pagamento per quest'estate. Picchi massimi si sono raggiunti nelle giornate del giovedì e del sabato, con orari di punta che sono le 11 di mattina e le 18 di sera. Siamo all'incirca sulle 134.000 euro di incasso come somma totale tra abbonamenti, carte di credito monete e EasyPark, cioè l'applicazione tramite telefonino che permette il pagamento della sosta in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo. Ridurremo l'orario a pagamento passando dalle 9 all'1 di notte, alle 9 alle 8 di sera, alle 20 di sera, cioè l'orario sostanzialmente di apertura delle attività commerciali che poi sono quelle che hanno beneficiato di questa novità che abbiamo introdotto quest'estate a Roseto. Abbiamo già iniziato a riflettere su cosa fare il prossimo anno, su quale modifiche apportare. Lo faremo in via definitiva dopo il 31 dicembre, ma siamo già certi che gli stalli blu a Roseto continueranno così come continuano e sono presenti negli altri comuni della Costa Teramana. E allo stadio Adriatico Cornacchia si è giocata la partita fra Pescara e Virtus Entella. Andiamo a vedere commento e highlights con Andrea Costantini. La quinta giornata di campionato con questi finali: Avellino-Venezia 1-1 giocata ieri, Ascoli-Frosinone 0-1, Bari-Cremonese 1-0, Carpi-Foggia 1-3, Cittadella-Cesena 4-0, Palermo-Perugia 1-0, Parma-Empoli 1-2, Pescara-Virtus-Entella 2-2. Un'altra volta il Pescara va in vantaggio di due gol e poi, come è accaduto con la Salernitana, negli ultimi minuti incassa il pareggio con le due reti della Virtus Entella arrivate praticamente nel nulla, quando nulla faceva presagire la rimonta. È il terzo pareggio consecutivo che viene incassato in questo modo. Provercelli Salernitana 1-1, Spezia Novara 1-0, Terrana Brescia è stata sospesa al 20° del primo tempo per impraticabilità del campo a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sul libero Liberati di Terni. Classifica che vede in testa da solo il Frosinone, che con il gol di Terranova al 95° ha espugnato Ascoli, 13 punti, poi l'Empoli con 11 punti, l'Empoli di Vivarini, Perugia e Carpi 10, 9 punti per il Palermo, a quota 7 Cittadella, Cremonese, Venezia, Avellino e Spezia, 6 punti per Pescara, Bari, Novara, Parma, poi 5 punti per Brescia, Ternana, Virtus Entella e Foggia, 4 punti per Salernitana e Cesena, 3 per l'Ascoli, 2 per la Provercelli. Chiaramente la Ternana e il Brescia hanno una partita in meno. E ora spazio agli highlights della partita giocata dall'Adriatico Cornacchia con le scelte di Zeman, che conferma 9 undicesimi della squadra che ha pareggiato a Salerno. Le novità sono Balzania al posto dell'infortunato Proietti con Brug, che torna in cabina di regia, Valsania mezzala di sinistra. In difesa c'è nuovamente Crescenzi al posto di Zampano. Nella Virtus Entella turnover per il tecnico Castorina, che lascia fuori Nizzetto, De Luca, Eramo, Pellizzer, Di Paola e Brivio e manda in campo Benedetti, Baraia, Ardizzone, Palermo, Aramu e Diav. L'inizio di partita con un tiro proprio di una delle novità della serata, Luca Valzania, giocatore di proprietà dell'Atalanta, e poi c'è il gol del Pescara, questa magia di Cristian Capone, un gol davvero bellissimo quello di Capone, un destro a giro che non lascia scampo ad Alessandro Iacobucci, portiere pescarese della Virtus Entella, che non può fare altro che guardare questo gesto balistico assolutamente di pregevole fattura di Cristian Capone. Il Pescara che insiste, anche se il primo tempo è tutt'altro che bello, anzi assistiamo davvero ad uno spettacolo mediocre, partita condizionata anche dall'acquazzone che
è sceso prima della partita sull'Adriatico Cornacchia e poi nella prima parte del secondo tempo. C'è questo affondo di Koulibaly che viene chiuso in calcio d'angolo, partita migliore rispetto alle altre per il gioiellino senegalese. Questo è un sinistro a giro di Nando Del Sole con la risposta di Jacobucci che a mano aperta devia in calcio d'angolo, ma come vedete è solo Pescara, non sono grandi occasioni ma è solo Pescara. Mazzotta, il suo tiro cross viene bloccato da Jacobucci. E qui una sporadica offensiva della Virtus Entella con Davide Luppi che converge, serve in mezzo Diav che gira ma il suo pallone viene intercettato da Mazzotta, poi l'azione si spegne. Fischia Serra di Torino e la fine del primo tempo, in questo momento sta decidendo il gol di Capone al 17esimo. Nel Pescara nel frattempo si era infortunato Perrotta, al suo posto Bovo al 14esimo, e siamo nella ripresa, vedete un altro nubifragio, questa volta partita in corso. Durante la ripresa c'è un destro dalla distanza di Brugman bloccato da Jacobucci. Pescara che entra bene nella ripresa, vuole chiudere la partita, c'è un destro di Mazzotta, non è il suo piede, non è una parata difficile questa per Jacobucci, e poi ancora il Pescara col cross di Mazzotta respinto da Benedetti, ancora Mazzotta uno contro uno con Ceccarelli, cross all'indietro verso Koulibaly che viene anticipato da Barai e poi allontana la difesa della Virtus Entella. Pescara ancora con questo cross di Del Sole, la traversa colpita da Mazzotta, un piatto al volo quello del terzino del Pescara, sfortunato nella circostanza. Il Pescara insiste, Koulibaly ha spazio per la conclusione che però finisce ampiamente a lato, non colpisce bene qui Mamadou Koulibaly. Il Pescara insiste e trova finalmente il gol del raddoppio, una prodezza balistica di Gaston Brugman. Il minuto è il 64esimo, il Pescara raddoppia, sembra una partita chiusa perché davvero la Virtus Entella non c'è e il Pescara gioca decisamente meglio. Nella ripresa c'è anche l'abbraccio tra Brugman e Zeman, con Zeman che aveva schierato questa volta Brugman nel suo ruolo originario, ma poi il Pescara vede spegnersi la luce, incredibile quello che accade al 75esimo con Luppi che raccoglie il cross di Diav, vedete Mazzotta si ferma, Pigliacelli a metà strada, Luppi tutto facile, che dormita per il Pescara che ripiomba dunque nell'incubo delle partite precedenti. E infatti De Luca da poco in campo al posto di Luppi mette dentro questo pallone a conclusione di un'azione di contropiede e Diav anticipa Bovo e batte Pigliacelli incrociando la conclusione. Un gol subito in ripartenza dal Pescara che vinceva 2-1. Lo sguardo perplesso di Zeman, non c'è più tempo, mancano purtroppo le opportunità avute nel finale dal Pescara. Scendiamo in Serie C, sarà Paride De Angeli di Abbiategrasso a dirigere la partita tra Pordenone e Teramo in programma domenica prossima alle 14.30 allo stadio Bottecchia. Due giorni fa la squadra di Asta ha conquistato la prima vittoria in campionato a spese del Ravenna davanti al pubblico amico. Tra i protagonisti della gara c'è il capitano Ivan Speranza, autore del secondo gol biancorosso, ma soprattutto di un miracoloso salvataggio sulla linea nel corso del secondo tempo, e noi lo andiamo ad ascoltare. È andata bene a livello personale, ma quello che più mi preme dire è che abbiamo fatto una grande prova di gruppo e volevamo questa vittoria a tutti i costi, si è visto, lottando su tutti i palloni, correndo, mettendo cuore, grinta, per portare il risultato a casa, e per fortuna ci siamo riusciti, che comunque abbiamo fatto due partite, Mestre e Vicenza, due ottime prove comunque, però alla fine siamo tornati con un punto, quindi come dicevi tu a livello psicologico ci voleva proprio questa vittoria, e ripeto, l'abbiamo cercato in tutti i modi, magari potevamo gestire meglio il vantaggio del secondo tempo, potevamo fare qualcosa di meglio per gestire il risultato, magari chiuderla prima, però c'è ancora tanto da migliorare ovviamente, però ripeto, si è visto quella, la voglia di ottenere il risultato a tutti i costi, e quella è la cosa importante, dobbiamo seguire questa linea che ci porterà sicuramente dei frutti. Tenere comunque il pubblico dalla nostra parte è fondamentale, perché per noi è molto ma molto importante. Soprattutto in casa lo si sente in maniera enorme, ma anche lì quando siamo stati a Vicenza è stato comunque, ci sono fatti sentire come sempre, per noi ci dà una grande mano e siamo felici che comunque ci seguono
e spero che comunque riusciamo a portare più gente possibile allo stadio. Sì, sarà un'altra partita difficile, perché Pordenone è una squadra molto forte, ovviamente ha obiettivi importanti, obiettivi comunque per vincere il campionato, quindi. Però dobbiamo andare così noi, come stiamo giocando in queste partite, perché abbiamo fatto 3 ottime prove, quindi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita come sempre, senza paura. In Serie D, prima vittoria in campionato anche per il Pineto, che ha superato di misura Lavastese. Decisivo il gol di Francesco Esposito, che era tornato proprio la settimana scorsa a indossare la casacca pinetese dopo una breve parentesi al Gravina. La soddisfazione del centrocampista ai nostri microfoni. Roberta Di Sante. Francesco Esposito, un ritorno da incorniciare a Pineto, subito in campo e subito arriva il primo gol. Sì, è stata una partita difficilissima, noi lo sapevamo, sono tornato qui a Pineto, sapevo che i ragazzi venivano da 2 sconfitte, ma ho trovato uno spogliatoio molto unito e con grande entusiasmo, e oggi si è visto in campo, questo entusiasmo l'abbiamo trasformato in voglia di lottare con grande sacrificio, e poi è arrivato il gol, sono stato molto contento, questo ritorno a Pineto per me è stato tornare in una grande famiglia. Insomma, nella passata stagione sei stato giudicato come uno dei migliori, torni e riesci subito ad integrarti all'interno di una rosa quasi completamente nuova. Sì, diciamo che la rosa la conoscevo, perché comunque conosco molti ragazzi con cui ci avevo giocato già anni passati. E sono molto contento per quello che è accaduto oggi, la vittoria per noi era fondamentale, dopo 2 sconfitte è chiaro, e se oggi avessimo perso sarebbe stata durissima, invece siamo stati bravi a lottare nel campo, abbiamo sofferto molto, la Vastese è una squadra molto giovane che corre e ci ha messo in difficoltà, però siamo stati molto bravi in fase difensiva. Oggi una prestazione di grande carattere, domenica ci sarà il San Nicolò, un altro derby, un'altra prestazione, un'altra partita importante. Sì, mo ricarichiamo le pile, da martedì prepareremo la partita col San Nicolò, che è una squadra, sappiamo tutti, che gioca molto bene a calcio, e ci dobbiamo preparare al meglio per dare continuità a questa vittoria che è molto fondamentale. Ad ottobre il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano parteciperà ad una gara internazionale in Portogallo. Tra i partecipanti anche la campionessa Alessandra Susmeli, che a 40 anni detiene ancora il record mondiale. Eroici i pattinatori aquilani che senza strutture portano avanti lo sport con orgoglio. Una vita sui pattini, quella di Alessandra Susmeli, orgoglio e campionessa che dopo 14 anni ancora detiene il record mondiale nella specialità della maratona, conquistato nel 2003 a Padova. Dopo l'ultimo mondiale master disputato all'Aquila, ora la concentrazione è tutta sui mondiali che si svolgeranno ad ottobre in Portogallo. Dopo l'ultimo mondiale da master che ho fatto qui all'Aquila, organizzato comunque dal CPGA da Mario Miconi, e con un risultato diciamo buono, un secondo posto, adesso mi sto dirigendo verso questa gara internazionale che si farà in Portogallo ad ottobre. Certo, questa sarà molto dura, perché comunque non corro come master, ma vado a correre come senior, quindi ricorrere dopo tanti anni a livello internazionale con la massima categoria, il livello è molto 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 alto, però comunque in ogni caso metterò sempre il meglio di me. A 40 anni la Susmeli dà ancora lezioni alle più giovani, cresciuta nel Centro Polisportivo Giovanile Aquilano. In mezzo a tutte le difficoltà ben note che conosciamo relative agli impianti sportivi, Alessandra Susmeli però vuole scrivere ancora, e c'è una città intera che fa il tifo per lei. Questione di allenamento, noi comunque siamo arretrati, come già hanno detto precedentemente i ragazzi, perché con gli impianti che non abbiamo a livello diciamo chiusi, quindi l'inverno non possiamo allenarci bene, stiamo indietro con gli allenamenti, e quindi sfruttiamo il meglio il periodo estivo per poterci allenare il più possibile e quindi arrivare ad ottobre nella massima performance. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6, prossimi appuntamenti con la nostra informazione domani mattina alle ore 8 con la nostra rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le 3 edizioni del giornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona notte.